amici. Ciao Massimo, ciao. Un salutone a tutti dal vostro Massimo Giletti. E benvenuti qui a Non è l'Arena, dove che oggi parleremo di donne e motori. Donne e motori. Beh, insomma, per i motori avremo ospite Valentino Rossi. Caspita, bene. E per le donne vi racconterò della mia nuova valletta, Michela Civrone. Michela Civrone. Sì, che sto aspettando che compia 18 anni per farle il festone. Massimo. Michela, tu porta la torta, che per la candela ci pensa il gilettone. Che battuta. Grazie. Si fa per scherzare. Bene, siamo con Valentino Rossi, che ieri è stato buttato a terra platealmente da Marquez. Ciao Vale, grazie per essere venuto e per riconoscenza più tardi poi ti darò magari anche il numero di Michela Civrone, dai. Oggi ti vedo un po' giù, Vale. Sì, oggi sono un po' incazzato, dai, perché ieri quel coglione di Marquez mi ha fatto volare di proposito e sono molto rammaricato perché dovevo dargli un calcio nel culo io qualche giro prima, senza buttare per terra lui, invece l'ho preso nel didì. Ecco Vale, ma come si vive il dopo gara quando si subisce, diciamo, un torto del genere? Io penso che quello che succede in gara finisce in gara. Ieri dopo la gara, per sbollentare, sono andato a casa e mi sono mangiato un piatto di pasta e fagioli. Poi sono andato a dormire e con l'amorosa abbiamo fatto gara chi faceva più scoregge sotto le coperte. Ieri sera abbiamo fatto fatica a decidere il vincitore perché fuori c'era il temporale e non si capiva da dove arrivavano le botte. Ecco, sentite il nostro Vale, il nostro Valentino Rossi. E dopo aver dibattuto sul Gran Premio, sul MotoGP, il nostro Valentino Rossi ci parla del suo nuovo lavoro, cioè un audio corso per guidare la moto. Una produzione, diciamo, creata per i ragazzi che si avvicinano al mondo dei motori, giusto Valentino? Sì, giusto. Abbiamo fatto questo corso per portare la mia esperienza di guida anche ai ragazzi che vanno su strada, diciamo. Questa è una cosa interessante. Ma bene, a Non è l'Arena Valentino Rossi ci regala un assaggio del suo corso di guida. Prego. Ciao, sono Valentino Rossi e benvenuti alla mia prima lezione. Oggi parliamo di come si impenna con lo scooter con la sigaretta in bocca in centro città. Allora, per impennare con lo scooter bisogna mettersi tutti indietro sulla sella e tirare giù la schiena verso il manubrio dello scooter. Poi far forza con le braccia dando dei colpi forti con la schiena, sempre mantenendo la sigaretta accesa in bocca. La cosa più importante nell'impennata dello scooter è tenere la leva del freno sinistro sempre a portata di mano, altrimenti è facile di capottarsi. Quando impegniamo con lo scooter in centro città dobbiamo fare attenzione a due cose: alle buche per la strada e alle vecchie che attraversano all'improvviso. In questi casi il mio consiglio è quello di rimanere sempre su una ruota, magari sacrificando la sigaretta che possiamo buttare via sputandola dalla bocca. Per fare un'impennata con i fiocchi bisogna tirar fuori i piedi e raschiarli sulla strada in modo da controllare bene la stabilità del motorino. Mi raccomando, le suole delle calzature devono essere quelle delle scarpe da flamenco, così fanno le scintille belle alte. Bene, la prima lezione è finita, ma Valentino tornerà da noi lunedì prossimo, giusto Valentino? Sì, e vi insegnerò come dare più potenza alla vostra moto mettendo dei peperoni sott'olio nel carburatore. Ma ora cosa fai adesso, Valentino, per smorzare la tua carica emotiva dopo questo weekend pieno di emozioni? Adesso io vado a telefonare ai miei quattro amici pugliesi, ai quali darò il compito di mettersi un cappuccio in testa e di andare a dare una bella passata di botte a quel cazzone di Marky Mark. Bravo Valentino, è quello che avrei fatto anch'io. E per celebrare il nostro ospite arriva chi ci canta una canzone che a noi tifosi italiani che abbiamo stile da vendere dovremmo imparare a memoria. Sentitela. Tutti in piedi sul divano per il decimo mondiale. Yo! Se il dottore tiene duro ce li lasceremo al culo, come lui non c'è nessuno. Magari chi spagnoli a corto di trofei e li fotto il punto sul 46. Va bene, grazie a tutti. Dalla una alle due sono sintonizzato. Con Ciao Belli sono stato geolocalizzato. Con Ferrari e DJ Angelo, senza loro non ci sto. Tutti i giorni su Radio DJ. Ascolto Ciao Belli.
Ciao belli.